tanto entusiasmo ma anche un po' di preoccupazione per i recenti attentati. Con questi sentimenti ieri sera sono partiti per la Polonia 600 ragazzi trentini, destinazione Cracovia, dove da domani fino a domenica è in programma la 31esima giornata mondiale della gioventù. Marika Terranio ha incontrato i ragazzi prima della loro partenza. Prima della partenza per Cracovia, i 600 giovani hanno incontrato in Duomo l'arcivescovo di Trento, Don Lauro Tisi. Da parte dell'alto prelato, l'augurio di incontrare la bellezza della vita e un invito ad aprirsi all'altro, al diverso. Poi, tutti a bordo dei 12 pullman predisposti, ragazze e ragazzi si sono messi in viaggio con il loro carico di entusiasmo e curiosità. Da dove venite? Da Trento Centro, parrocchia di San Pietro. Per la prima volta la giornata mondiale della gioventù? No, io sono già andato anche a Madrid. Cosa ti aspetti? Boh, mi aspetto di sicuro un clima di festa, di gioia, tanti giovani appunto da tutto il mondo, quindi scambi di culture, di anche diverse visioni della fede magari, e di sicuro trovare alcune risposte riguardo appunto alla fede, al nostro percorso che stiamo facendo in questi anni. Tu da dove vieni? Da Gardolo. Prima volta alla giornata mondiale della gioventù? Sì, è la prima. Vediamo come va. Cosa ti aspetti? Non lo so, è un'esperienza nuova, un'esperienza di fede, vedremo. Perché hai deciso di partecipare? Ma ci pensavo da tanto e anche i miei fratelli l'hanno fatta e quindi adesso partiamo. Cosa c'è su questa bandiera? C'è, aspetta, perché me l'hanno appena data quindi non lo so neanch'io. C'è il simbolo della GMG, il nostro Duomo e la frase della GMG. È la prima volta per te? Sì, è la prima volta. Cosa ti aspetti? Non so in realtà cosa mi aspetto, però sono positiva, quindi sono contenta di andare. Tante le aspettative anche per i genitori, soddisfatti nel vedere i propri figli protagonisti di un'esperienza così significativa. È un'esperienza che si rivive anche nel corso degli anni, che abbiamo partecipato anche noi alle giornate della gioventù. È un'esperienza forte e anche un piacere vedere la figlia che un po' vai e prova certe esperienze. Il clima positivo in minima parte viene però funestato dai recenti attacchi terroristici che hanno provocato tante vittime anche tra i giovani. Sicuramente ci sono state anche tante defezioni, quindi non è bello, capito, quando magari si dice dai proviamo e poi alcuni vanno via. C'è sicuramente un fondo di paura che però secondo me, almeno per quanto mi riguarda e per quanto riguarda anche altri, è bilanciata da una voglia matta di andare lì. E c'è sempre quel rischio. Comunque alla fine spero e penso che la gioia, quello che ci trascinerà a Cracovia, io vado a Madrid, e supererà questa cosa comunque. Assieme ai trentini sono partiti anche un gruppo di 40 brasiliani. A Cracovia si ritroveranno assieme agli altri 2 milioni di giovani affluiti in Polonia per l'evento. Giovedì è prevista l'accoglienza di Papa Francesco, il giorno successivo la Via Crucis, sabato la veglia di preghiera e domenica la Santa Messa sempre con il Pontefice.